In diretta dal convegno New Insurance Day, il dottor Barcarolo di Cattolica Assicurazioni è qui con noi. Dottor Barcarolo, dunque, si sente parlare sempre di più di innovazione, l'innovazione ormai ha toccato ampiamente anche il mercato assicurativo. Volevo chiederle cosa rappresenta, cosa significa innovazione per Cattolica Assicurazioni, in che modo vi siete strutturati, in che modo vi state innovando? Ma in Cattolica Assicurazioni innovazione significa trasformare il paradigma assicurativo dal classico c'è un danno, ti rimborso, a un paradigma invece in cui aiutiamo molto più i clienti a prevenire i loro danni e gli forniamo servizio nel momento del bisogno. Per fare questo ci sono due filoni di attività principali su cui stiamo spingendo. Uno è legato ai prodotti assicurativi connessi, ovvero quei prodotti che facendo leva sull'IoT ci consentono di captare i comportamenti del cliente e anche di essere informati quando qualcosa sta cominciando ad accadergli per cominciare a fornirgli assistenza. Il secondo filone è quello invece legato al mondo dei dati. Noi riteniamo che i dati siano il petrolio dell'era moderna e in ambito dati stiamo costruendo competenze interne molto forti, facendo leva su quanto di buono la tradizione assicurativa ci ha dato nelle professionalità degli attuari, ma affiancando questi attuari tradizionali con nuove professionalità prese dal mercato in ambito data science, con l'obiettivo di contaminare queste due professioni in modo positivo e progressivamente di abbattere le barriere che esistono fra le due. Ecco, ha parlato di paradigma, volevo capire meglio e quindi chiederle come si è passati, qual è stata l'evoluzione dal paradigma danno rimborso ad un nuovo paradigma che è quello di prevenzione e protezione. Ma il mercato assicurativo tradizionalmente è un mercato che ha una bassissima frequenza di contatto con il cliente. Abitualmente la polizza assicurativa arriva in scadenza una volta all'anno e quello è il momento in cui il cliente ha un contatto con l'agente o comunque con il distributore di quella polizza per pagare il premio di rinnovo. Eventualmente c'è un secondo momento di contatto che è quello del sinistro, ma durante la vita della polizza, a parte questi due momenti, non ci sono altre occasioni di interazione fra la compagnia. Ecco, la connettività oggi consente di avere un approccio completamente diverso, quindi grazie ad esempio alla telematica in ambito motor, per noi è possibile seguire il cliente nei suoi spostamenti quotidiani, sapere cosa gli sta accadendo e quindi anche attivare dei servizi di assistenza nel momento in cui c'è un problema, quindi se c'è un sinistro, se c'è un breakdown al veicolo e quant'altro. Ecco, questa fornitura di servizi diventa un elemento molto importante del nuovo paradigma di prevenzione e protezione. Per fare questo, Cattolica, oltre ad aver lanciato un nuovo prodotto assicurativo telematico che si chiama Active l'anno scorso, a maggio, ha anche stretto una partnership di capitale con Intermutuelle Assistance e è entrata con il 35% di quota in IMA Italia Assistance, società di erogazione di servizi sul mercato italiano, che ci consente quindi di sviluppare adesso delle iniziative customizzate su Cattolica molto efficaci in termini di fornitura di servizi di assistenza ai nostri clienti.